Sì, è una saga che purtroppo è stata dimenticata. Il secondo capitolo forse è anche più bello del primo, però non è che abbia venduto così tanto su PlayStation 2. Ok, grazie mille, Yora, veramente, grazie di cuore. Poi se capiterà, cercherò di contraccambiare. Ragazzi, praticamente Yora è pure lui è uno streamer, anche se lui spesso fa le live notturne, però comunque porta anche giochi particolari, poi lui è un grande appassionato di Yoko Taro, quindi Nier Automata, eccetera, eccetera. Da come ho capito sa anche il giapponese, quindi comunque è una persona di cultura. Magari se volete passare da lui, se vi interessa il contenuto che porta, passate pure. Anche se so che molti di voi in realtà dormite abbastanza presto, quindi siete bimbi abbastanza piccolini. Sì, vabbè, Nier Automata è bellissimo. Penso che prima o poi lo porterò qua in live streaming. Abbastanza incasinato. Mamma mia, che fortuna. Magari lo faccio in hard mode, Vincent, va? Così magari stiamo 3 ore solo al primo boss. Come sa che mi sono un po' bloccato. Allora, un poco. Ok, è andato. Fammi controllare meglio qui. Ah, ecco. Meno male che ho avuto la mia curiosità che mi ha appagato. Comunque, raga, molto probabilmente vorrei portare anche il primo Nier, che dovrebbe uscire ad aprile su Steam, quindi magari proviamo un pochettino a portare qualche gioco di Yoko Taro, eh? Che io ammetto sono completamente abbastanza all'oscuro di quel mondo, però mi è sempre piaciuto approfondire. Eh sì, Vincent, perché tu ovviamente cosa giochi la versione giapponese non censurata, no? Di Dead or Alive. Extreme Venus Vacation, come si pronuncia? Io so che tu mi hai mostrato certe perle. Anche quest'altro colore è stato fatto. Questo livello è un po' incasinato. Ciao, Trazione Integrale Racing VT. C'è un nickname, un nome, un programma. La prossima volta fai il nickname più lungo perché è abbastanza corto. Come se che faccio una brutta fine? No? Ah, no, meno male. Mi aspettavo chissà che difficoltà. Sì, Neko manca veramente poco. Penso
Allora, altri due livelli con boss fight. Mi sembra poi un'altra boss fight e basta. Non... siamo veramente vicini alla conclusione di questa magica avventura. No! Oh, è me che esplode. A saperlo, lo sfruttavo prima. E qua ho fatto la follia! Devo ucciderlo prima. Tu immagini un po' che ora, tempo fa, provai a chiedere un disegno ad un artista famoso di Don Cisci, Entai, anche Visorno Valentine, no? Che mi preferisco non dire chi è, per privacy. Se non erro, mi chiese come corpo completo a disegnare circa 300 euro. Però ti parlo comunque di un artista molto famoso che fa anche disegni proprio in CG dei vari giochi, proprio al completo, quindi... non mi sarei mai aspettato che in quel mercato costasse così tanto, perché poi mi sono chiesto, no? Cioè, se per un disegno 300 euro, cazzo, per una visual novel completa, quanti soldi chiedono? Ah, davvero, la trazione? Io diciamo che ero... ma qua mi sa che sto andando avanti, sto sbagliando. All'epoca, specialmente con... un altro canale che mi chiamavo Kiririzu, era molto famoso in Italia quando si trattava di viscerare gli RPG horror. Mo' il genere è abbastanza morto qua in Italia, quindi non viene più considerato come un tempo. Quindi pure io sono diventato molto meno conosciuto, però mi fa piacere comunque vedere sempre che c'è qualcuno che si ricordi di me. Ah, è basso 300 euro. Sì, comunque è un artista abbastanza famoso. Cioè, ancora oggi partecipa a diversi giochi Visual Noventai che addirittura stanno ancora uscendo su Steam. E mi stupì comunque della cifra esosa che mi chiese. Cioè, diciamo che gli artisti in Giappone si fanno pagare in maniera molto molto... gustosa. Ecco, vabbè ragazzi, vedo che voi conoscete solo la solfa e basta, ma nel trap c'è proprio un mondo vastissimo. Vabbè, ma per VTuber posso pure capirlo, perché là ci vuole una certa complessità. Oh ragazzi, senza volerlo ho trovato la strada intanto, mentre sto chiacchierando, meno male. Sì, diciamo che forse a me mi ha chiesto anche fin troppo poco. Anzi, addirittura, peccato che poi ho perso i contatti, sempre su Pixiv, perché di solito contattavo su Pixiv, trovai una ragazza giapponese che disegnava per hobby. Comunque dei disegni molto molto carucci. Le chiesi proprio anni e anni fa, prima del 2012, sempre una mascotte. Mi fece il disegno di questa mascotte, bellissima, ce l'ho ancora il disegno, delle bozze conservate eccetera eccetera. La volevo pagare, hanno detto guarda, visto che mi hai fatto sto disegno ti voglio pagare, dimmi quando vuoi ti pago tramite PayPal. Oh, non volle nemmeno un centesimo, niente. Cioè mi stupisce, cioè, questa mi fa il disegno gratis. Peccato che non sapevo comunque l'inglese, quindi dovevo usare ogni volta lei un traduttore automatico per capire cosa scriveva a lei. Però mi dispiace che si sono tagliati i contatti, perché comunque era stata molto molto generosa. E intanto dobbiamo salvare le fise, questa è la regina. Eh sì, è la madre del nostro amichetto. Papi?
Scusa un attimo, attrazione integrale, ma come mi hai trovato qua su Twitch? Cioè, mo sono curioso. Ma t'ha consigliato proprio Twitch o qualcun altro? Ah, questo è il vero aspetto dell'amico, intanto. Vabbè, Vincent, ma quell'epoca facevano delle traduzioni proprio schifosissime in italiano, eh. Sono il principe del crescione. Che adattamento. Ah, ecco. Ma segui molto il retro gaming, allora? Cioè, per consigliarti il mio canale. Ah, ecco perché ora quindi molti artisti per lavoro comunque le commissioni le tengono quasi sempre chiuse. Cioè, a volte lo fanno se hanno molto tempo libero, ora non comincio a capire. No, perché per esempio quel gioco che stavo parlando ieri con Kirizu, no? Quello che aveva preso il mio nickname in live da te, Pocket Mirror. Mi sembra che il disegnatore è uno spagnolo, però disegna molto molto bene e le commissioni non le prende più. Però ha uno stile veramente molto 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 carino. Diciamo quindi che fare le commissioni da parte di un artista famoso è più che altro un piacere. Vabbè, Azuma Kaori ormai penso che sia femmina al 100%. No, in realtà ci stava l'idea di farla diventare una VTuber, no? Con me, con la voce al maschile. Potrebbero uscire delle belle perle. Sì, poi magari facciamo un video d'apertura, Azur, e praticamente diciamo che Kaori ha fatto coming out e abbiamo scoperto che è una trap. Sì, sarebbe una cosa abbastanza simpatica. Intanto questo mi ha fregato. E ora possiamo scendere. Vabbè, raga, voi state proprio fuori di testa quando scrivete queste cose, però. Mamma mia. Vai. No, ma qua mi sa che sono morto. Che botta di chulos. Ho visto giochi come Unreal Life, un gioco indie creato da un solo giapponese, che io ho anche portato in live su Twitch e poi ho ricaricato le live su YouTube, vedendo gli ottimi risultati con Unity, mi sono detto quasi quasi provo a fare qualcosa pure io. Stavo studiando anche il programma, anche con buoni risultati, però comunque ci vuole la persona che si occupi della parte grafica, che io... Cioè, stendo su disegnare un albero. Però là presumo che trovare artisti disposti per quei progetti un po' più impegnativi non sia facile. E questo l'abbiamo liberato. Io purtroppo Fate Grand Order non l'ho mai giocato, quando c'è questo che ci insegue. Ok. E mo? Vabbè, come la prendiamo a questo? Aspetta. Buono. Cioè, diciamo, la classica ragazza con i capelli lunghi neri, come piacciono a me.
Che poi impazzisco molto per le ragazze, quelle che hanno il neo sotto all'occhio. Che poi capisco perché lo fanno sempre sull'occhio sinistro. Questa è una questione di preferenza, dove cade l'occhio. Oh, ma l'hanno reso difficile sta parte. Cioè, tutta la difficoltà del gioco l'hanno concentrata qui. Oh, vediamo un poco. No, niente da fa. Oh, il checkpoint ci stava, Vincent. Meno male. Sì, perché per esempio mi sono giocato ultimamente una visual novel, no? Hentai. Ci stava sta ragazza con i capelli neri, Chara bellissimo, e aveva il neo sotto all'occhio sinistro. Che poi questa cosa ci sta anche su Ayaka. Il neo, il personaggio di Genshin Impact che uscirà successivamente. Per esempio, ora vorrei portare Final Fantasy VII, la versione PlayStation. E ho trovato una traduzione molto più fedele a quella giapponese. Una traduzione amatoriale per la versione PC. Vorrei rigiocare quel capitolo con questa traduzione più fedele. Anche perché diversi dialoghi che non ci sono nella versione occidentale sono stati aggiunti. Quindi è una cosa molto molto carina. Però sto aspettando che esca il remake per PC. Però mi sa che se non esce per marzo si farà quello. Perché trazione stanno certe... certe ragazze mezze nude? Ma quindi non ho capito, caro, tu lavori... Cioè, tu e la tua ragazza lavorate per aziende giapponesi? Sansus è questo, se è quello che dici, perché qua ci sta la cascata che va al contrario. Proprio da sé che tu hai giocato la versione Wii, che è tutto 3D. Ecco, fermiamo il nostro Dead intanto. Sì, io ora con te per quanto riguarda l'azienda, cioè lavorate per aziende giapponesi? Sono stanco di questo mondo di matti che odia gli incubi e vuole solo bei sogni. Anzi, per quanto riguarda me saranno anni che non sto praticamente più sognando. Da affrontarlo. Non mi ricordo se devo affrontarlo qua dentro o devo uscire fuori. Mi sembra fuori. Az, complimenti. Ma raga, mi sa che è dentro. Eh sì. Qua fuori non faccio niente. Sì, questa parte è un po' psichedelica. Devo raccogliere sti cosi. Se riesco a raccoglierli però. Fatto. Ok, è andata. Ah, dici ora a trovare lavoro? Cioè era più facile 10 anni fa. Intanto vorrei cercare di prendere sti cosi. Ah, ma pensa che... Dai, veramente dovevo toccarli, ci avevo pensato. Oh, raga, intanto sconfitto. È un po' come anche
chi voleva fare lo youtuber, lo streamer, eccetera, eccetera. Cioè, il tutto è sempre più facile in passato che attualmente. No, Sefi, no, non mi mettere in mezzo a pubblicizzare qualcosa che hanno fatto cani e porci. Che poi io avevo capito nella live di ieri che andrei a vivere in Giappone poi. È corto, quindi la situazione migliore. Intanto la pace è ritornata, no? Abbiamo sconfitto il nostro male principale. Oh mamma mia! Anime Otaku Land e GT Onizuka. Ammetto che non l'ho mai frequentato quei posti. In realtà io creai un forum nel 2012, ma ero praticamente io e altri quattro piccoli cuccioli di gatto. E comunque vedevamo in poche parole tutti gli anime appena usciti, fansub. Poi alla fine il forum è chiuso perché comunque c'era pochissima gente. Non sono riuscito a emergere perché naturalmente in Italia è difficile che cerchi sempre a... cioè a racchiudere un po' tutti i vari appassionati, no? Natomb nascerà da un momento all'altro. Bellissimo, senza il corpo. E infatti anche ci assomiglia un po' a Darkrai, eh? Ecco, questo che ha detto sogno strano è una piccola frase che poi si collegherà al finale. Ora non vi dico nulla per evitare spoiler. Purtroppo non siamo riusciti a evitare questa rinascita. La pensione non è ancora arrivata. Altra boss fight. Ah, Xanthus, quel gioco non l'ho mai giocato perché ne hanno parlato malissimo. Però lo stile mi piace veramente tanto. Ecco, quello strano sogno di cui ha parlato Garius sei tu, Clonoa.